Buongiorno, oggi voglio parlare delle presbiacusie. Cosa intendiamo per presbiacusie? La perdita uditiva è in funzione dell'età. Tutti quanti sappiamo che man mano che aumentano i nostri anni, l'udito diminuisce, un po' come succede anche con la vista. Ma che cosa succede realmente? Abbiamo soprattutto le frequenze acute che sono deputate nel riconoscimento della provenienza del suono, quindi destra, sinistra, alto, basso, avanti e dietro, che vengono inficiate. Quindi nel tempo abbiamo una certa difficoltà nel capire il suono utile, cioè le parole che vogliamo sentire, rispetto al rumore. Questo ci dà sicuramente delle grosse problematiche a livello sociale perché abbiamo spesso bisogno di farci ripetere le cose, pur sentendole. Noi riusciamo a sentire il suono in generale, ma non riusciamo a comprendere. Perché succede questo? Perché le frequenze di 4 e 6.000 Hz, che sono le frequenze fondamentali per il riconoscimento della provenienza, non riescono più a espletare la loro funzione. Quindi rumore e suono utile ci arriva tutto quanto insieme e diventa una grossa confusione. Stessa cosa ci succede quando parlano più persone contemporaneamente oppure quando sentiamo dei suoni riprodotti, tipo la televisione o il cinema o addirittura al teatro, dove influisce anche il problema della riverberazione del suono. Viene questo perché dei ponti che sono deputati al trasporto degli elettroliti da una parte all'altra della membrana cellulare, iniziano a impoverirsi, a ripiegarsi su loro stessi, per cui la differenza di potenziale che esiste tra l'interno e l'esterno della cellula ciliata diminuisce. Quando questa diminuisce oltre il 20%, il danno diventa irreversibile, per cui quando da meno 75 millivolt la differenza di potenziale scende a meno 60 millivolt, non abbiamo più possibilità di ripresa. Questo fenomeno lo possiamo contenere agendo ai primi sintomi della presbiacusia, quindi nel momento stesso in cui ci rendiamo conto che abbiamo anche un lieve deficit uditivo. Se no, arrivato a un certo punto, l'unica alternativa è quella di protesizzarci e si può intervenire con una terapia farmacologica che permette comunque di ripristinare l'integrità del trasporto elettrolitico.